souvenir, souvenir. In avanti ancora, bloccato Millen, c'è in azione Fer, si battono con molto agonismo i giocatori bianco-blu e qui c'è un fallo di Fosi che dovrebbe essere punito e c'è un pasticcio là nell'angolo, un inizio di bagarre. Il signor Chance avrebbe dovuto nella circostanza penalizzare Fosi, poi in un secondo tempo penalizza un altro giocatore del Vienna, pubblico che si inviperisce verso all'indirizzo dell'arbitro Chance che ha punito il giocatore del Vienna che sta per uscire, si tratta del numero 7 Ruedi. 16 minuti e 41 secondi nel primo tempo, Lambrì sempre in vantaggio per 1-0, è penalizzato Ruedi per carica scorretta. All'attacco con il primo blocco Lambrì, c'è l'ingaggio che impegna da una parte McCourt e dall'altra Dupont. Kölliker. E la seconda penalità della partita, questa, la prima non è stata sfruttata dai leventinesi che ora sono in power play. McCourt, Kölliker, Brenno Celio. Al tiro Brenno Celio, tiro centrale, ha parato Anken, prosegue l'azione Brenno Celio. Vediamo se stavolta i leventinesi sanno fare del power play vero. Manuele Celio, Brenno Celio, Kölliker, al tiro Kölliker, Lindemann all'indietro, il passaggio è raccolto a metà campo come vedete da Brenno Celio che ha smistato a Kölliker. Sorveglia in retrovia Poulin e rinvia ancora Kölliker in avanti, poi un tentativo di Manuele Celio dopo una pericolosissima deviazione di McCourt, para Anken. Ancora 1:13 di superiorità numerica, rivediamo intanto questa azione che poteva anche maturare il secondo gol. Kölliker, McCourt, parata di Anken, Manuele Celio, para ancora Anken, molto bravo. Ecco che sta per essere effettuato. Ober mantiene in campo gli uomini del primo blocco, Lambrì è schierato sul ghiaccio, quindi con Brenno Celio, Kölliker in difesa, Guido Lindemann, McCourt e Manuele Celio l'attacco, l'ingaggio fra McCourt e Dupont, Cattaruzza, i due primi blocchi chiudono, gran botta di Manuele Celio fuori, insiste Lambrì per chiudere sul 2-0, conduce per 1-0, non gli basta evidentemente perché ha attaccato di più, ha fatto più gioco. Ora in contropiede va il Vienna, attenzione a Dupont, tiro e stavolta è severamente impegnato a Dakor dal tiro del numero 12 del Vienna, il canadese Normand Dupont. Poi c'è un fallo di un giocatore del Vienna, un gesto comunque poco sportivo. Rivediamo al replay questa azione, Billy Kohler, disco che perviene ora a Dupont sul tocco del compagno d'attacco e la parata di Dakor. Ancora 14 secondi da giocare in questo primo periodo, giocato a buona andatura, prodigo di azioni, ma un primo tempo nel quale abbiamo visto una sola rete, quella dell'Ambrì Piotta, realizzata dopo 6 minuti e 40 da McCourt, un Ambrì che per il gioco svolto, per il numero di azioni, anche per la qualità delle manovre, meriterebbe un premio maggiore di quello che di una sola rete, ma si sa in tutti gli sport di squadra quello che conta maggiormente realizzare. Millen contro Dupont per questo ingaggio e il disco che perviene a Mark Leyenberger, il cui tiro è stato però fermato da Kölliker. Disco in avanti, poi situazione di offside e la sirena manda le squadre agli spogliatoi per il primo riposo. Ci sono delle proteste da parte del Vienna, non si capisce bene perché. Risultato dopo i primi 20 minuti, Ambrì Piotta 1, Vienna 0, rete di McCourt. Si inizia il secondo tempo alla Valascia sul punteggio di 1-0 per l'Ambrì Piotta, un punteggio un po' avaro per i leventinesi che nel primo tempo hanno buttato sul piatto della bilancia un maggior numero di azioni di tiri in porta. Ambrì subito all'attacco, azione condotta da Lindemann, il passaggio a sinistra sul quale arriva Kölliker che è disturbato, poi c'è l'intercezione di Cattaruzza, arriva McCourt sul fronte opposto e un assist piuttosto pericoloso al centro. Kölliker tenta il tiro,
deviazione quasi involontaria di Guido Lindemann, sempre all'attacco, cioè sempre insediato nel terzo avversario Lambrì. C'è Emanuele Cedio che lotta nell'angolo, il disco ha una strana impennata, poi gli viene soffiato da Cattaruzza. È il primo minuto di gioco, scatta in avanti Dupont, arriva primo sul disco Köllicher che allontana a sinistra. Lambrì può ritornare all'attacco. L'azione è di Guido Lindemann, Guido Lindemann che dà a McCourt, non può tirare McCourt, dà al centro e intercetta Leuenberger. Arriva Breno Celio, parte il tiro, deviato, mischia davanti ad Anken. Molto bravo stasera in ogni circostanza il portiere del Vienna, ha sventato il pericolo ancora una volta. Dopo 3 minuti e 28 secondi del secondo tempo il punteggio è sempre favorevole all'Ambrì Piotta per 1-0. I leventinesi non sono riusciti a raddoppiare nonostante un gran numero di attacchi anche in questa fase iniziale del terzo centrale. C'è un'irregolarità, mi è parso, ai danni di McCourt. Avanza Dupont, parte un bolide e poi c'è una deviazione verso il portiere e comunque se la cava. Primo blocco del Vienna è quello di Cattaruzza, Poulin in difesa, ecco intanto una coraggiosa uscita del portiere Tacor. Terzo minuto e 52 secondi, 53 anzi, del secondo tempo Lindemann. Stavolta è il Vienna in superiorità numerica. C'è stato un tiro di Poulin, poi un rinvio dei bianco-blu. Ancora Poulin, il canadese della difesa del Vienna, con il disco dietro la gabbia, lo lancia in avanti per Vista, fronteggiato da Köllick, riprende Emanuele Ceglio, è molto bravo, da Breno Ceglio che serve McCourt, ha mancato il tiro McCourt e poi in seconda battuta McCourt raddoppia. Lambrì in inferiorità numerica dopo 4 minuti e 19 secondi nel secondo tempo, realizza il gol del 2-0 con McCourt nel modo che ora possiamo rivedere. Emanuele Ceglio che smista a McCourt, il quale liscia il primo tiro, raccoglie ancora in fila di precisione. Ambrì 2, Vienna 0, McCourt. Sono trascorsi 4 minuti e 25 secondi, ecco l'ingaggio fra Weber e Jean-Jacques Schliemann, l'intervento di Poulin che ha dato a Gilles Dubois. Passaggio al centro per Jean-Jacques Schliemann, deviazione, ancora il Vienna in atteggiamento offensivo, tiro, parata di Tacor sul tiro che era stato di Klansmann. Un lancio lungo, il disco nelle retrovie, sul bastone del numero 4, Poulin. Apertura a sinistra per Gilles Dubois. Vediamo che l'allenatore Kinding ha cambiato un po' lo schieramento e Jean-Jacques Schliemann non ha sfruttato un allungo. Il Vienna è ancora in superiorità numerica esattamente per una quarantina di secondi. Attenzione a Poulin, tiro, parata di Tacor, mischia davanti alla gabbia e Tacor riesce comunque a far sua il puck. Ancora 30 secondi di penalità per Lindemann, siamo al quinto e 22 del periodo centrale con l'Ambrì Piotta in vantaggio per 2-0, entrambe le reti realizzate da McCourt. Spinge il Vienna alla ricerca del gol, Jean-Jacques Schliemann è l'avversario di McCourt in questa rimessa in gioco. Il disco vaga nella zona neutra, viene raccolto da Dupont, il numero 12. Toccato in avanti a Gilles Dubois, attenzione a Dubois, tiro ma è debole, deviazione di Tacor, poi tocco al centro di Jean-Jacques Schliemann, fa buona guardia a Breno Ceglio in retrovia con Köllicher che lancia il disco in profondità verso Emanuele Ceglio anticipato da Poulin. Gilles Dubois sta per rientrare in campo ma attenzione all'azione di Jean-Jacques Schliemann col passaggio di Dupont, sta per entrare diciamo Lindemann che è in effetti rientrato. Scaduta la penalità, sempre 2-0 per i leventinesi, quindi il Vienna non ha sfruttato i due minuti di superiorità numerica e ora Lambrì può andare in contropiede, il disco un po' lungo per Emanuele Ceglio. Pule, ci avviamo al settimo minuto di gioco nel secondo tempo, lunga azione di Pule, i due primi blocchi sempre sul ghiaccio, Dupont, tiro di Dupont, è un diagonale, era più che altro un assist a destra per Schmidt. Tiro al volo di Dupont, ferma Breno Ceglio, smista molto bene Emanuele Ceglio, perfetto il passaggio a McCourt, tiro in rete, stupenda stavolta, limpida, lineare, incisiva l'azione dell'Ambrì Piotta che va sul 3-0 con McCourt, eroe fino a questo momento della serata. Sesto minuto e 36 secondi,
rivediamo, perfetto il passaggio di Emanuele Celio a McCourt, che stanga imparabilmente Ambri Piotta 3, Vienna 0. Siamo adesso al decimo minuto e 20 secondi del secondo periodo, sempre l'Ambri in vantaggio per 3-0, può giocare con calma ora la squadra di Aubert, forte delle tre lunghezze di vantaggio. C'era un allungaggio Dupont e Millen, poi c'è un malinteso del quale approfitta Dupont che serve a Leuenberger, quale non riesce a tirare, tira invece Poulin, bello il passaggio di Dacor, l'intervento di Dacor che poi para anche sul tentativo di Leuenberger. 10 minuti e 30 secondi giocati, sempre 3-0 per i leventinesi, che nonostante la superiorità numerica però non riescono a fare molto gioco. Servito Millen, ci attendiamo alla galoppata, la puntata in avanti, eccola Millen al centro, arriva Berci ed è rete, il quarto gol dell'Ambrì, scroppata in avanti velocissima, impetuosa di Millen, preciso passaggio a Berci, il quale ha infilato il portiere anche, che forse ha sfiorato, ha toccato il disco, ma il gol è gran merito di Millen e siamo sul 4-0, ha segnato come avete rivisto Berci. 13 minuti e 11 secondi, sono cambiati gli uomini sul ghiaccio, 47 secondi ancora di penalità per Honegger, questa rimessa in gioco vede di fronte Millen dell'Ambrì, Dupont del Pien, disco all'indietro, tenta il tiro Poulin, è una botta potente che Dacor blocca, ma crediamo che il portiere dell'Ambrì sia stato anche colpito in uno di quei lembi del corpo che non sono completamente protetti dalla pur cospicua armatura che ogni portiere di hockey su ghiaccio ha. Ecco il tiro che ha colpito, ci pare, al volto il portiere dell'Ambrì, che ha ancora assistito da compagni di squadra, dagli arbitri, ora c'è anche l'intervento del dottor Mona, che è il medico sociale dell'Ambrì, che va a rendersi conto da vicino di quanto è accaduto allo sfortunato Dacor. Ancora una volta il tiro di Poulin che ha provocato il ferimento del portiere dell'Ambrì, che in questo momento, mentre voi rivedete il replay, è costretto ad abbandonare il campo e ha una ferita, il medico Mona che lo sta affettuosamente assistendo pare abbastanza preoccupato, una ferita per Dacora, vedete scorre il sangue sul volto dello sfortunato giocatore al quale auguriamo di rimettersi prontamente, e Dacora dovrà verosimilmente essere sostituito, entrerà in campo al suo posto, eccolo qua già pronto a fare il suo ingresso sul rettangolo di ghiaccio, applaudito affettuosamente dal pubblico, il portiere di riserva, il numero 24, Ruhti. Mancano a questo punto 2 minuti e 18 secondi alla conclusione del secondo periodo, nel quale l'Ambrì Piotta ha allungato il passo, ha incrementato notevolmente il punteggio attivo, dall'1-0 del primo tempo si è passati al 4-0, ha segnato ancora due volte McCourt, la quarta rete è di Berci. Ambrì all'attacco con la prima linea, intervento di Anken che ha anticipato Emanuele Celio, siamo negli ultimi due minuti, avanza Willy Kohler, cede a Poulin che è fermato, scatta Emanuele Celio, è in anticipo Emanuele Celio, si è portato il disco da destra a sinistra, ha tentato il rovescio ma il disco gli è sfuggito e la gabbia nel frattempo è stata spostata. 1 minuto e 9 secondi ancora da giocare in questo secondo tempo qui alla Valascia, dove l'Ambrì sta largamente conducendo per 4-0 contro il Vienna, 3 gol di Beccut, 1 di Berci. Ecco Jean-Jacques Schliemann alle prese con McCourt, disco a Poulin, tenta il tiro da lontano, Ruhti para e poi il disco va in rete e il gol del Vienna propiziato al tiro di Poulin, ma il tocco finale è stato del numero 19 Jean-Jacques Schliemann, in superiorità numerica subito dopo 6 secondi
rivediamo l'azione, l'ingaggio fra McCourt e Jean-Jacques Esliman, il disco che va all'indietro, ricostruiamo così meglio l'azione, tiro di Poulin para Rupti, è intervenuto Jean-Jacques Esliman e ha deviato il disco in rete, la situazione è ora di 4-1 per l'Ambrì. Ecco le squadre in azione per il terzo tempo, punteggio di 4-1 in favore dell'Ambrì, che ripresenta la difesa della gabbia Dacor, che si era infortunato, era stato ferito al 13° del primo tempo da un tiro di Poulin, è stato medicato e può riprendere a giocare. Primo stop del terzo periodo, inquadrato appunto dal regista Bottinelli, Brian Dacor, il portiere titolare della formazione bianco-blu. Partita tranquilla, finora ci sono stati 6 minuti di penalità per parte, nessuna palese cattiveria. Ora c'è un ingaggio fra Millen e l'avversario di turno è Vist, i giocatori che stentano a prendere posizione, anzi Millen contro Jean-Jacques Esliman, disco che ristagna nell'area del Vienna, poi lo porta avanti Gilles Dubois, servendo Fosi, si inserisce Fer, ancora Fosi, mantengono il disco in zona neutra gli uomini dell'Ambrì, ora avanza il numero 7 Ruedi, il terzino Ruedi tenta la conclusione personale, ha deviato e respinto Millen, il disco è di Stelin, Vienna minaccioso, Ambrì deve evitare di subire un secondo gol che farebbe rientrare in partita il Vienna, cerca di andare avanti ma c'è l'errore di Antisin, recupera Stelin, lo ferma poi Riva, ancora Stelin, quindi interviene Jean-Jacques Esliman e all'ultimo momento Honegger sventa un pericolo che era diventato molto consistente, tiro da lontano, anzi è stato Meckler a sventare la situazione, a risolverla, inquadrato Dacor che è rientrato in questo terzo tempo. E rivediamo il replay della precedente fase con Jean-Jacques Esliman che impegna Dacor, il disco che va verso Gilles Dubois e c'è l'intervento che salva la situazione è di Meckler. 5 minuti e 24 secondi del terzo tempo, sempre 4-1 per i leventinesi, ingaggio e poi intervento di Breno Ceglio per Kölliker che imbecca molto bene McCourt sul quale piomba Poulin a impedirgli la prosecuzione. Poulin è l'unico che reca bene in retrovia per il Vienna, Dupont è l'unico che riesce a creare qualcosa in attacco, ma osserviamo ora questa azione dell'Ambrì con Manuele Ceglio, potrebbe anche diventare pericolosa. Manuele Ceglio è in avanti nel tentativo di servire McCourt, contro piede del Vienna, Leuenberger, Cattaruzza e per poco il disco non va in rete sulla deviazione di Leuenberger. Tentativo di break dell'Ambrì, ma Poulin ancora una volta inesauribile questo giocatore, ha anticipato McCourt. Insiste l'Ambrì, rinvio lungo del Vienna, lunga uscita di Dacor che blocca, vedete, alla balaustra, lontanissimo dalla propria gabbia. Siamo al 10° minuto e 25 secondi, quindi poco oltre la metà di questo ultimo terzo, sempre 4-1 il punteggio favorevole all'Ambrì Piotta, che giocherà per 1 minuto e 57 secondi ancora con un uomo in meno, e si tratta di Fer, che ha subito una punizione di 5 minuti, l'ingaggio perso dai bianco-blu, ecco che avanza il Vienna, con Kohler che ha dato a destra, Poulin che si inserisce, Poulin che ha giocato molti turni più degli altri, tentativo di Leuenberger fallito, scatta il contropiede dell'Ambrì, McCourt che serve benissimo Lindemann e segna il gol in rovesciata, Lindemann in inferiorità numerica, l'Ambrì si porta sul punteggio di 5-1 al 10° minuto e 49 secondi, ma gran merito di questo gol va a McCourt, abbiamo la possibilità di rivedere, è il 10° minuto e 49 secondi, McCourt altruista, preciso, ispiratissimo a Lindemann, rovesciata di Lindemann, vi è la deviazione anche di un giocatore del Vienna, comunque il gol del 5-1 accreditato a Lindemann sul perfetto assist di McCourt. Ecco, vedete, siamo al 12° minuto e 15 secondi, il punteggio nettamente e giustamente favorevole agli ventinesi è di 5-1. Si riprende con un ingaggio all'attacco per il Vienna, Vist contro Millen,
da sottolineare che l'Ambrì ancora una volta, durante la penalità di 5 minuti di Ferri, è riuscito a realizzare via un bel intervento frattanto in uscita del portiere Dacora, che evidentemente non accusa conseguenze per l'incidente, per la ferita alla fronte che ha subito al 13° del periodo centrale. Altro ingaggio, Vis contro Millen, 12 minuti e 20 secondi giocati, fra 2 secondi l'Ambrì sarà nuovamente completo e vedete Honegger che sta per entrare, che sta per entrare in campo. In avanti le ventinesi, ora al completo, si sviluppa a destra l'azione con questa galoppata in avanti di Fer, perci il disco, interviene quindi Billy Kohler dietro la gabbia e poi Anken. C'è il primo blocco del Bien, quello di Poulin, Cataruzza, Kohler, Dupont e Leuenberger, quindi l'ingaggio avviene fra Weber e Dupont. Poulin, saetta di Poulin parata con la gambiera da Cora, poi in avanti le ventinesi con Vigano che è stato ostacolato ma non irregolarmente, riparte il Bien e Dupont all'offensiva, perfetto il passaggio a Kohler e grande parata di Dacora che ha evitato una rete che sembrava ormai sicura. Riparte l'Ambrì con Weber, tira Weber, c'è la deviazione di Poulin e il gioco è nuovamente fermo. Siamo quasi a 5 minuti dal termine della partita, la Brigiotta sempre saldamente in avanti, perso il puck da Millen, poi Vista lo ha dato a Ruedi che tenta di far gioco a destra, lancio in avanti di Mettler, ancora un intervento del numero 7 Ruedi. Ruedi e Poulin sono stati i migliori difensori del Bien. Vista opera questo lancio verso Gilles Dubois, in ritardo c'è il rinvio di Antisin, ancora il disco agli ospiti e precisamente ora Jean-Jacques Eschliemann al numero 19. Si va verso il 16° minuto, l'intervento di Gilles Dubois, il servizio a destra per Ziegerli, giocatore molto lento che lo perde, lo riconquista Visto, ora lo cede a Jean-Jacques Eschliemann, tenta il tiro impossibile, la posizione impossibile, rinvio di Mettler, disco che arriva fino ad Anken, Anken ferma, mette subito in movimento Poulin, entrato con un cambio volante, siamo quasi al 16° minuto. C'è Dupont anche sul ghiaccio, si riforma il primo blocco del Bien, ecco Dupont. Dupont ancora, sempre ispirato nei suoi passaggi Dupont, ma trova scarsa collaborazione, il tentativo di break dell'Ambrì con l'Antisin che ha visto scattare in avanti Millen, ancora un disco per Millen ma non è molto preciso, comunque arriva l'americano, velocissimo tiro, para Anken, ha alzato il disco intelligentemente Millen per mettere in difficoltà il portiere del Bien. Nulla di fatto, siamo sempre sul 5-1. Vedete, a questo punto siamo a 50 secondi dal termine della partita, è già il momento di trarre un bilancio. Primo tempo dominato dall'Ambrì che però ha sciupato molto e ha realizzato un solo gol con McCourt su assist di Brenno Celio. Secondo tempo in cui le ventinesi hanno letteralmente travolto l'avversario, realizzando con McCourt al quarto su passaggio ancora di Emanuele Celio a 4 contro 5 per la penalità di Lindemann, poi il 3-0 di McCourt ancora su assist di Emanuele Celio e intanto Dacora è impegnato in una parata sul tiro da lontano di Ruedi, ora ci prova anche il numero 18 Daniel Dubois, mischia davanti alla gabbia, il Bien vuole assolutamente passare ma Dacor para tutto. Torniamo all'elencazione dei gol realizzati, dicevamo nel secondo tempo 2-0 di McCourt, poi 3-0 ancora di McCourt, al 10:51 Berci dopo azione di Millen in superiorità numerica, il gol del Bien al 18:57 a 5 contro 4 è stato di Jean-Jacques Eschliemann, e infine la rete di Lindemann nel terzo tempo, quella del 5-1 che in questo preciso momento diventa ufficialmente il punteggio della partita. Si conclude alla Valascia una partita con la quale l'Ambrì Piotta si è rialzato immediatamente dal capitombolo di Kloten, l'Ambrì Piotta conquista 2 punti, si porta a quota 38, Ambrì batte Bien 5-1, buona prova dei leventinesi
soprattutto nel primo e nel secondo tempo, poi nel terzo hanno vissuto un po' di rendita sul punteggio precedentemente acquisito. Grazie a tutti per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di serata dalla Valascia. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir.